Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come tagliare dei magneti. Sono magneti classici, come questi qua dei motori, sono magneti al ferro più qualcos'altro, adesso non mi ricordo. Per farvi vedere userò questo che è un magnete già rovinato. Per prima cosa abbiamo bisogno di un Dremel. Insomma, uno di questi qua che vanno ad altissimi giri, perché dobbiamo utilizzare una velocità che è sui 20.000 giri, se non qualcosina di più. Per fare la lama di taglio per il magnete, ho praticamente usato la rondella di un Fisher. Vedete, ha questa forma un po' avvallata, che praticamente si incastra bene negli alberini. Questi alberini qua si incastrano bene in questo foro qua. Una soluzione si potrebbe usare anche queste seghette qua, ma sono molto flessibili, oltre al fatto che si mangiano subito i denti. È anche un po' pericoloso perché il dente può saltare. Ho visto che funziona molto bene la pura abrasione, acqua e attrito. Per cui vi procurate una rondella, la infilate in uno di questi alberini che si incastra bene. Qui potete vedere questa è la rondella e così vi fate la lama di taglio. Un'altra cosa che vi serve è acqua, una spugnetta che vi aiuta a tenere bagnato il magnete, guanti da lavoro e occhiali protettivi, assolutamente, perché vengono prodotte piccoli frammenti, niente di che, però è meglio essere sicuri, siccome lavorando dobbiamo passare un po', così vi farò vedere. A seconda di come utilizzate l'utensile, il getto può andare verso un lato piuttosto che verso di voi. Quindi dovete mettervi gli occhiali protettivi e i guanti. Casomai vi sfugga l'arnese, tac, toccate così, non vi fate niente se avete i guanti. Per cui mi raccomando. Ora, come vedete, qua c'è un segno così, ce n'è un altro piccolino qua, ma qui insomma, parte la colla, un po' decolla, è pulito, insomma. Ora io farò un taglio qua. Come potete vedere, si è creato. Ora farò delle foto per farvi vedere. Diciamo, non continuo perché è un lavoro lungo. Questo era un altro segnetto. Qui ho cercato un po'. E faccio le foto così vedrete meglio il taglio. È un lavoro parecchio lungo. Il segreto per tagliare in maniera più veloce è proprio questo: bisogna continuamente bagnare. Più tieni bagnato mentre tagli, più facilmente e velocemente fai il taglio.